Ma noi abbiamo una posizione molto precisa. Allora, noi abbiamo in una direzione nazionale di settimana scorsa. Quindi dice comunque i rapporti di pace si devono tenere con tutti. Ma noi siamo usciti con uno slogan che dice contro Putin e contro la NATO. Ora, noi non abbiamo mai pensato che Putin fosse un salvatore, ma non abbiamo nemmeno mai appoggiato quella russofobia vergognosa che sta venendo avanti adesso. Quindi dice, non avete mai diviso il mondo in buoni cattivi? No, non è che non abbiamo mai diviso il mondo in buoni cattivi, noi abbiamo sempre pensato che lui fosse un oligarca e un imperialista, quindi con noi non ha niente a che vedere. Dopodiché, allo stato attuale delle cose, noi diciamo che siamo contro di lui, contro la NATO e contro le infiltrazioni neonaziste che ci sono all'interno dell'esercito ucraino, da questo punto di vista. Cosa andiamo a dire? Allora, chi crea una guerra è un criminale, dato di fatto. Quindi l'invasione russa in Ucraina, totalmente condannata, atto criminale. Dopodiché, se l'invasione ucraina è criminale, Putin si sta comportando da criminale, la NATO non è da meno, perché l'espansionismo ad est della NATO, ne parlavamo in fuori onda, è una cosa che per voce degli stessi dirigenti della NATO, quando è caduto il muro di Berlino, dicevano che è una cosa che non andava assolutamente fatta. Ma lei crede perché avrebbe che destabilizzato. Putin si sentisse minacciato dalla NATO? Secondo me sicuramente è una cosa che non vuole avere i missili a 100 km da San Pietroburgo, come è capitato da questo punto di vista. Dopodiché quella guerra è stata preparata da anni, quella guerra in Donbass c'è dal 2014, le persone in Donbass muoiono dal 2014, lì c'è un delirio totale, per questo bisogna andare verso la pace e verso il disarmo, e la pace e il disarmo non si ottengono mandando armi.